Mano Calzati quest'anno partirà con una squadra molto giovane, con qualche innesto d'esperienza come lo posso chiamare il mio amico Fabio Scippa, che ci darà una grossa mano. C'è da dire che il Mano Calzati è la continuazione dell'Irpinia, che è rimasta nella storia e purtroppo per vicissitudini legate a situazioni che vanno al di fuori del calcio si è dovuto fermare come progetto. Però il Mano Calzati non farà altro che cercare di portare avanti quel vecchio progetto. Pian piano ci stiamo riuscendo, in pochi anni siamo partiti dalla terza categoria e siamo arrivati in promozione. Ci divertiremo, la squadra è giovane, cercheremo di dare un buona immagine del calcio che conta e che conterà, e speriamo che i nostri giovani, perché è una squadra molto molto giovane, ripeto, ci daranno grosse soddisfazioni. Presidente, quanto è importante per il Mano Calzati, per questo girone, avere dei ragazzi del posto, radicati sul territorio, che giocano nella squadra magari del proprio paese? Beh, più che altro è importantissimo cercare di improntare una squadra con dei giovani, perché il calcio deve essere basato sui giovani, altrimenti non ci sarebbe né prospettiva né futuro per gli anni che verranno. Quindi il progetto Mano Calzati è quello di, come siamo partiti 4 anni fa, con dei giovani, e piano piano cercare anche di valutare dei giovani che potranno sicuramente fare bene, magari avere anche una buona carriera.